del secondo tempo, un paio di minuti fa è passata in vantaggio la capolista, l'Insieme Ausonia di Sasa Amato, calcio di rigore trasformato da Monaco di Monaco per un fallo in area da parte di Sentinelli, espulso nell'occasione il capitano, l'esperto capitano della formazione dell'Atletico Lodigiani. Due rigori, uno per parte, solo che l'Insieme Ausonia lo ha realizzato con Monaco di Monaco, che era entrato al 13° di questa ripresa al posto di Donfelli, mentre Simone Demofonti l'aveva calciato sulla traversa con una botta centrale. È stato anche sfortunato il numero 9 in maglia biancorossa nella fattispecie. Adesso è proprio lui sul pallone, il passaggio per Mazza, il cross, la palla allontanata dai giocatori in maglia bianco-azzurra. Seguiamo questa azione d'attacco però dell'Atletico Lodigiani con Rondoni, la palla per Marco Demofonti. Ora Mazza, però hanno la meglio in primo momento i giocatori in maglia bianco-azzurra dell'Insieme Ausonia. Continua ad attaccare con caparbietà l'Atletico Lodigiani, poi il colpo di testa di Puccinelli indietro al proprio portiere d'angelo. 38 minuti nel corso della ripresa, 0-1 in vantaggio l'Insieme Ausonia dal 35° della ripresa, ha segnato Monaco di Monaco sul calcio di rigore. Linea che torna allo studio. Grazie Alessandro Natali. Noi... c'è un gol che ritengo importante, quello del Falaschi Lavigno, che dopo essere andato sotto 1-0 con la Vigo per Conti nel primo tempo, nella ripresa è riuscito prima a pareggiare con Shainaz al 61° e ora al 90° a portarsi in vantaggio con Taviani. E quindi risultato importante, sarebbero tre punti fondamentali per il Falaschi, che prima di questa domenica era al terzultimo posto con 20 punti, può approfittare dello si stop dello Sporting Genzano. Si porterebbe a un punto dalla Vigo per Conti, se non sbaglio, che esatto, rimane a sì, 24. Sì, sì. E se consideriamo che la Vigo per Conti qualche mese fa era in lotta per il primato in questo girone, ora si ritroverebbe ancora di più nel parti caldissime della classifica. Esattamente, allora noi andiamo per il finale di Montespaccato Tivoli, ci spostiamo dalle zone calde della salvezza alle zone calde per il vertice, vediamo se a Montespaccato è successo qualcos'altro. Dopo l'1-0 di Gambale il risultato è rimasto fermo fino all'ultimo collegamento. Vai, Sandro. È terminato minuti fa, vinto il Montespaccato e festa grande al Doppino Pugliesi, tutti in campo, i dirigenti, i calciatori, lo staff del Montespaccato per festeggiare, ma applausi anche alla Tivoli che ha disputato una grande partita contro un grande avversario, un match quasi da Serie D fra le due squadre, che si è concluso con il punteggio di 1-0 per il Montespaccato grazie alla rete di Diego Gamballi. Grande spettacolo quel Doppino Pugliesi, il Montespaccato stacca tutti e vola in testa alla classifica del girone di eccellenza. Qui è tutto dal Don Pino Pugliesi, Alessandro Bassanelli, vi saluto e vi auguro un cordiale buon proseguimento di domenica. Grazie ad Alessandro Bastianelli. È finita anche a Monterotondo Scalo, è terminata 1-1 tra Real Monterotondo Scalo e Aranova. Vediamo se Maglio Vignola ci dà il suo commento sul finale del match. Pronto? Eccomi. Vai Maglio. È finita dopo 5 di recupero, Real Mondoscalo, Aranova pareggiano a 1, c'è un po' di diatriba in tribuna, tutto sommato però sta tornando la calma, c'è stato qualche attimo pure un po' di tensione qui sulle tribune dell'Ottavio Perangeli fra le due tifoserie che però si erano comportati comunque fino al triplice fisco del direttore di gara, però tutto a posto fortunatamente, 1-1 questo big match di giornata, continua il digiuno di vittorie dallo Scalo che da tre domeniche non riesce più a vincere. La formazione di Sacca che in settimana, ricordiamo, ha alzato al cielo di Radispoli la sua prima Coppa Italia regionale e oggi pareggia 1-1 contro la Aranova, un avversario comunque ostico e insidioso. La formazione di Gigi Vigna, vantaggio eretino al 23° minuto, maturato grazie al gol messo a segno da Lalli. E poi c'è stato il pareggio di Bussi nei minuti proprio finali della partita, esattamente al 37° minuto, su calcio di rigore, gara condizionata un po' dal direttore di gara, il signor Fica di Roma 1, che non ha arbitrato proprio al massimo delle proprie potenzialità. Il direttore di Roma 1 ha segnato questo calcio di rigore espellendo pure il numero
9 Fiorucci. Fiorucci, ricordiamo, lui il gol decisivo mercoledì scorso nella Coppa Italia contro Aranciosale, contro il Villarbro Cosmocasi. Quindi si finisce una settimana un po' così così per la formazione dello Scalo, che adesso si vede inseguire il Tivoli e il Monte Spaccato, che ha vinto 1-0 la partita di giornata contro la Tivoli. Quindi sono i 5 i punti di distanza, dallo Scalo al Monte Spaccato. Il Tivoli è a 3 punti, c'è tanto ancora tanto da giocare. Ricordiamo che lo Scalo poi affronterà la fase nazionale della Coppa Italia contro il Carbonia il prossimo 26 di febbraio. Sicuramente il punto di oggi fa più comodo alla Nova, che arriva a 26 punti. La formazione di Gigi Vigna, e domenica prossima potrà affronterà proprio la prima della classe, il Monte Spaccato, ad Aranova, quindi un match molto molto importante. Invece lo Scalo, sicuramente seguito sempre da tantissimi tifosi, andrà nella difficile trasferta di Tarquinia a trovare una vittoria, che ormai manca quasi da un mese per la formazione di Davide Centioni, che comunque corona una settimana molto molto positiva per la conquista di una Coppa Italia che mai aveva vinto la formazione di Patron Sacca per questa categoria regionale, ossia questa Coppa Italia, e sicuramente cercherà di ritagliarsi un ruolo protagonista comunque in questo campionato ancora molto molto lungo. I punti sono ancora tanti da conquistare, il campionato aperto un giorno mai come quest'anno, Paolo, permettimi dire, così livellato sia in alto che in basso, quindi c'è tanta tanta carne al fuoco sia nella testa alta della classifica sia nei bassi fondi, quindi tutto ancora può succedere, le partite sono tutte da giocare. E complimenti comunque alle due formazioni che hanno giocato comunque un ottimo calcio. La Ranova l'ho vista più volte in questa stagione, è una squadra che mi ha particolarmente colpito per la sua solamente linea difensiva e anche offensiva, uno su tutti la Ruffa, cioè il centrocampista offensivo che ha dettato geometrie a metà nel centrocampo proprio della formazione della Ranova. E per lo Scalo, buona prova di tutti i suoi giocatori, sicuramente diciamo qualche tossina di Coppa Italia si è fatta sentire, però tutto sommato lo Scalo chiude una settimana veramente gloriosa. Abbiamo qui proprio in diretta con noi, parliamo del campo, Bruno, del campo, anche un po' dell'arbitraggio. No, meglio che non parliamo dell'arbitraggio, perché sennò diremo cose che non sarebbero carine. Quindi parlo del campo, siamo stati i bolli, dovevamo vincere noi, abbiamo perso l'occasione di vincere. Ovviamente gli arbitri, è inutile che ne parliamo, tanto è una nota dolente, tutte le settimane è sempre così. Quindi non ci abbiamo nulla da dire, la stupidità è la nostra, dovevamo chiudere la partita, stavamo 1-0 e non dovevamo cadere in questo tranello. Una settimana comunque positiva, una Coppa Italia comunque in bacheca, è stata una bellissima comunque foto di rito alla fine del campo. I punti del campionato mo diventano 5 perché il Monte Spaccato ha vinto, però tu mi insegni, questo campionato comunque è livellato, sia in alto che in basso, tutto può ancora succedere. Tutto può succedere, assolutamente, non c'è nessun problema. Parliamo da Tarquinia e vediamo quello che succede. Benissimo. Un giudizio solamente sulla fase nazionale, affronterà il Carbonia. Boni ragazzi, un attimino che c'è un po' di tensione qui negli spogliatoi, probabilmente per quel rigore concesso proprio negli ultimi istanti della gara, si è allontanato Sacca, comunque lo ringraziamo per questo suo intervento a caldo, c'è molta molta tensione qui negli spogliatoi dello Scalo. Facciamo una battuta con il mister, con Davide Centioni. David, una settimana comunque gloriosa, si è visto probabilmente un po' di fatiche della Coppa Italia, no? No, per niente, no, la squadra si è espressa molto bene, incontriamo una Ranova che è attrezzato bene per tirarsi fuori da una situazione che magari per loro di classifica non è proprio rosea. Noi siamo andati bene, bene in vantaggio, poi abbiamo preso un rigore contro un po' così che ci lascia tanta amaro in bocca per lo sforzo che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Tanto può succedere ancora, David, questo campionato lo conosci molto bene, i 5 sono i punti di distanza dal Monte Spaccato che ha vinto, per ora siete terzi a un punto, a 2 punti dalla Tivoli, si riparte da Tarquinia e poi c'è una fase nazionale da giocare a tutto cuore contro il Carbonia. Sì, adesso noi pensiamo solo a Tarquinia e a Cinzia, che sono le due prossime partite di campionato,
dobbiamo raccogliere punti per rimanere lì agganciati e stare lì sereni. Quindi dobbiamo lottare fino alla fine senza nessun problema. Ringraziamo Davide Centioni per la disponibilità. Quindi Paolo, scusami se mi sono un po' dilungato, però comunque la partita era importante da raccontare. Quindi per questa domenica è davvero veramente tutto, continuano un po' ancora di polemiche, ma tutto sta tornando comunque in ordine. 1-1 quindi questo big match fra Real Mondoscalo e Aranova. Ci sentiamo domenica prossima, probabilmente ad Aranova, per raccontare Aranova Montespaccato. Buona domenica e auguri a una tifosa, in particolare, lasciamo dire Paolo che ci segue sempre, Patrizia Iovine, che compie gli anni per i suoi 19 anni. Tanti auguri, buon compleanno a questa tifosa del nostro calcio regionale. Linea allo studio. Grazie a Maglio Vignola, grazie anche per le interviste post partita che ci hanno portato praticamente dentro gli spogliatoi dell'Ottavio Pierangeli. Noi ci spostiamo con il girone, andiamo nel raggruppamento B di eccellenza per il finale di Atletico Lodigiani insieme a Ausonia. Lo ricordiamo, a Sezze sono ancora sullo 0-0, gara che si sta avviando verso i minuti finali, e noi ci facciamo raccontare invece il finale da Alessandro Natali, quello tra Lodigiani e insieme a Ausonia. Sì Paolo, proprio in questo istante il raddoppio della capolista, vediamo, non sono riuscito a vedere chi è l'autore del gol del raddoppio della formazione di Tata Amato, probabilmente vediamo un po', ovviamente una vittoria arrivata nella parte finale del match per la compagine di Patronanelli. L'Atletico Lodigiani inizio ripresa ha avuto l'occasione di sbloccare lo 0-0 di partenza, ma Simone Demofonte ha calciato sulla traversa calcio di rigore, è stato Aquilani. Ringrazio l'amico e il collega Giorgio Attolico di questa segnalazione. Aquilani ha segnato il gol del 2-0 dell'insieme a Ausonia, un insieme a Ausonia che era passato in vantaggio al 35esimo proprio di questa ripresa con un calcio di rigore trasformato da Monaco di Monaco per un fallo di Sentinelli in area di rigore, tanto è stato ammonito il numero 15 della formazione ospite, sia Fammiano, calcio di punizione in favore dell'Atletico Lodigiani, calcio di rigore, ricordiamo, segnato da Monaco di Monaco per gli ospiti, e poi il 2-0 arrivato pochi istanti fa ad opera di Aquilani, due giocatori entrati in corso d'opera rispettivamente al posto di Zonfrilli, al posto di Prati, calcio di punizione battuto in questo istante dalla formazione allenata da Luciano Corsi, c'è il calcio d'angolo ma il direttore di gara non lo fa battere, finisce qui il match. L'Atletico Lodigiani viene sconfitta per la quarta volta consecutiva, questa volta in casa dall'insieme a Ausonia, la capolista del girone B di eccellenza. Segnano, ricordiamolo, all'80esimo su calcio di rigore Monaco di Monaco, e praticamente al tempo, diciamo, nei minuti di recupero, il 2-0 di Aquilani. Ricordiamo altresì che al secondo minuto della ripresa Simone Demofonti ha calciato sulla traversa un calcio di rigore, quando era ancora solo 0-0 di partenza. È tutto, linea che può tornare a voi. E allora ringraziamo Alessandro Natale, era l'ultimo collegamento di giornata, diamo quindi uno sguardo ai finali che ci sono arrivati, in particolare dei finali di eccellenza. Boreale Cinzia 0-0, Falasche Lavigno Vigor Perconti 2-1, il gol di Gallani al 15esimo per la Vigor, poi la rimonta del Falasche siglata da Shainas e Taviani. Montespaccato Tivoli 1-0, il gol di Gambale ce l'ha raccontato Alessandro Natali. Poi Monticimini Corneto 2-0, il rigore di Vittorini, si è giunto all'82esimo il raddoppio di Mamarang. Real Monterotondo Scalo Aranova 1-1, al 68esimo Lalli poi il pareggio dell'Aranova con Bussi su calcio di rigore al minuto 83. Sporting Genzano Virtus Nettuno 0-3, Unipomezia Retum ancora in corso sul 2-1, la doppietta di Ganci, il secondo gol su calcio di rigore, hanno per ora rimontato l'iniziale vantaggio di Mastrantoni al minuto 24. Villalba Ottavia 2-1, il gol di Regis e poi quello di Bari per il Villalba, T6 per l'Ottavia. Civitavecchia Anzio, lo ricordiamo, si giocherà alle ore 15.
E allora, in attesa, aspettiamo un attimo per avere il finale di Vissezze e Gaeta, risultato che è ancora sullo 0-0, quando ormai siamo giunti al minuto 80, anzi al minuto 91, seguendo la diretta live che ogni settimana fa la pagina Facebook della Vissezze, che ringraziamo. Quindi al 91esimo ancora 0-0 tra Vissezze e Gaeta. Vado a leggere la classifica.